Veronica Panarello è stata trasferita dal carcere di Agrigento ad un ex ospedale psichiatrico nel Messinese a Barcellona, Pozzo di Gotto. Suo padre, Francesco Panarello, è andato a trovarla proprio in questi giorni. Ecco cosa ha raccontato ai microfoni di fanpage.it. È molto provata, distrutta e tutto. Ultimamente sembrava uno scheletro che camminava proprio. Sta male, no? Penso, sta male veramente. Ma lei è andato a trovarlo oppure l'ha sentita telefonicamente? No, io ci sono andato. Peggio quindi di come stava al carcere di Agrigento, un po' meglio? Il modo di come stare sta meglio qui, però diciamo, perché più, diciamo, c'è un po' di pace in più, un po' di tranquillità in più qua. Lì c'era troppo casino, mi diceva quello. Casino da parte dei detenuti? Esatto. Quindi non l'avevano accolta bene, diciamo così? Lei però, in merito a tutta questa vicenda, si è fatta un'idea diversa, diciamo, da quella di tutti gli altri. Cioè che lei, fino ad oggi, diciamo, sta dando una versione dei fatti non veritiera, ecco. Non sarebbe stata lei poi ad occultare il cadavere? Per me no, perché è mia figlia. Sì. La prendo in campo tutto, qualsiasi mamma, la più cattiva che ci può essere. Che vede il figlio che sta male, che sta morendo, sta soffocando. Sì. Così, lo va a buttare, no, non lo credo, no. Quindi lei non ci crede... C'è qualcuno che corre. Però capisce bene che con l'uccisione del figlio coprire un complice sarebbe veramente... appunto, io questo che io vorrei capire. Perché... Ma glielo dice, glielo ha detto a Veronica? Cioè se c'è qualcuno dillo, detto, sì. Dimmelo. Mi ha detto l'altra volta, quando è stata, l'altra volta lei, ma ci sono le intercettazioni in carcere. Sì. Perché io non ho niente da nascondere. Cosa le ha detto? Lei mi dice, io mi accollo tutta la mia responsabilità, mi accollo tutto perché vedo... Ma dico, se tu ti accolli tutto l'omicidio, ti accolli quello che è, qualsiasi fatto, dico, il bambino tanto lo perdi lo stesso, non lo vedo lo stesso, perciò che cosa fai? E infatti poi col marito, per me è stato il marito che l'ha istigato a parlare, a fare, dicendogli che gli stava vicino, che l'aiutava, ecco, così lo aiuta. Non è che si capisce che mente che fa, perché adesso proprio è distrutta, proprio non ce l'ha già la forza neanche di parlare. Ma a sostenerla adesso siete rimasti soltanto lei e la signora Stivalle oppure anche la madre? No, la madre proprio, completamente. Non si è più fatta vedere? No. Quella si è beccata i soldi, ha fatto quello che ha fatto, se ne è sparita. Ma che più io, perché la signora Antonella ha più di 4 mesi che non va a trovarla, per motivi suoi personali o quello che sia, più di 4 mesi. È vero quello che ha detto Antonella, che sua figlia avrebbe chiesto sia a lei che ad Antonella di andare a cercare quello zainetto? Sì, ci siamo andati insieme con Antonella. Ma perché lei ce l'ha chiesto, dice andate là, vedete, fate quella strada, chissà, mi vogliono incastrare, si può trovare lo zainetto, infatti. Abbiamo fatto tutta la strada, io a piedi quasi tutta l'abbiamo fatta, perché sì. Guardare dietro i cespugli, dietro i muretti, cosa non abbiamo trovato niente. Invece di Antonella Panarello, che in un primo momento ha attaccato Veronica e anche adesso, diciamo, non ha riservato a sua sorella delle parole, diciamo, di stima. Guardi, non mi nomini quella persona perché io l'ho buttata 7 anni fa nella spazzatura e non voglio saperne più. Quindi voi non vi sentite più, non avete più contatti? Completamente. Non ci merita neanche l'acqua sporca che si butta. Veronica ci ha fatto sempre del bene a lei, invece no, ora è stata ricambiata con lei. Dovrebbe vergognare Antonella a parlare in quel modo. Per quello che ha detto? Esatto. Ma ogni volta che lei va in carcere cosa le chiede Veronica? Sempre la prima cosa mi chiede di il bambino piccolo. Sì. Se ho sentito Davide, suo marito. Lei non riesce a vedere di... No, completamente. Io ho un anno che non lo vedo. Ora volevo fargli un regalino che oggi fa il compleanno, ma purtroppo. Non gli consentono di darglielo? No, completamente. Perché se io glielo mando e poi lo devono buttare, non mi dispiace. Io come marito, se ero io il marito, intanto mia moglie non l'ha abbandonato. Quando poi scoprivo la verità, perché chi è stato la verità deve uscire fuori, poi vedevo se dovevo abbandonarlo stando sempre vicino. No che lui subito, a 24 ore l'ha abbandonato. L'altro schifo che hanno fatto il 29 novembre, io ho fatto 2 cuscini uguali, uno lì e uno per il cimitero. E cosa è successo? Il cimitero l'hanno buttato via subito. Sono delle persone che non sono degne neanche di camminare. È vero che lei continuamente va al cimitero a trovare il piccolo Loris? Io tutte le settimane vado a trovare mio nipote, sia al cimitero che al canalone. Solo che al canalone quello che lascio, diciamo, trovo. Sì. Il mazzo di fiori, quello che...
la lettera, le cose. Invece al cimitero, quando vado la settimana dopo, non trovo mai niente. Quindi qualcuno toglie quello che lei poggia sulla tomba? Sì. Non è uno spreco che fanno a me, a Veronica. Sì. È uno spreco che fanno al bambino, perché fino a prova contraria io sono il nonno, avrei il diritto di portare un fiore a mio nipote. Era un ragazzo vivace, tutto, però diciamo che non aveva tanta fiducia quando era in giro con nessuno, diciamo. Ecco, la prima cosa che tutti ci dicevano quando siamo arrivati a Santa Croce era che Loris era molto timido e che non sarebbe andato con nessuno, bravo, se non con la famiglia. Qualcuno che conosceva molto bene. Se io andavo a Santa Croce, incontravo mio nipote per strada e gli dicevo, tali Loris che ti porta a casa, non saliva con me in macchina. Quindi la sua richiesta è che venga fuori tutta la verità. La vera verità, a mia figlia non l'abbandono mai, non la lascerò mai sola. A indifferenza di qualcun altro, non mi sono mai venduto io per soldi, come hanno fatto certe persone. La procura l'ha presa dal primo giorno, buttata dentro, è stata lei e basta. Perché quando si parla di qualcosa che farebbe bene a Veronica, non se ne parla, viene tutto sepolto, tutto insabbiato. Quando si deve parlare di qualcosa contro Veronica, scoppia una bomba atomica. Questo è quello che non sopporto io. Il suo timore è che in sostanza stia mentendo per poter fare il carcere il prima possibile e poi uscire a rivedere l'altro figlio. Beh, quello che gli ruota dentro è quello, il bambino piccolo che non lo vedo come non lo vedo io. Quando ha visto l'ultima volta Veronica? L'ultima volta Veronica, la settimana scorsa.